She was swinging by the bangles in a Main Street store. A while before we met, the most dangerous angles that you ever saw. She spied her amulet and she took a loop of leather for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart, yeah, found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a painted mountain. Shot with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. Hold your golden. Buongiorno, sono Alessandro Morfin Faure, alumno, compagno e amico di Vico Calabrò. Nel 92 partecipai al corso di pintura murale organizzato dal Centro Europeo per la formazione di artigiani della Fondazione Provenezia Viva, condotto dal maestro Vico. A conclusione del corso fu invitato insieme di un altro messicano a dipingere in Siviana de Cadore. Dopo 18 anni ci trovamo a dipingere a Lesica in Polonia. In 2011 e 2012 nel progetto Labirinto del Fresco in Mariampol, Polonia. Nel 2013 la collega bulga Iopka Jurkova e io fummo invitati a partecipare in Fashion, frazione di Feltre, provincia di Belluno, nella Casa della Fresco. Nel 2014, nuovamente a Mariampol, Polonia, per i murali che furono aggrediti. Si trasmise la tecnica nell'ambito delle differenti istituzioni messicane e latinoamericane attraverso la creazione di stage. Alumni dell'Università Nazionale di Costa Rica, UNA, partecipano a un nuovo progetto a Via San Francesco. Recentemente nel Stato messicano di Chihuahua è ottenuta l'inserzione della Fresco come parte della materia dell'Università Nazionale Autonoma di Chihuahua. Voglio esprimere la mia gratitudine per poter partecipare in questo foro. Un gran ringraziamento speciale al maestro, compagno e amico Vico Calabrò per la fiducia e affetto. Muchas felicidades, Vico Calabrò. Piacere, sono Luca Stoferes e sono direttore dell'Accademia dell'Arte e Mestieri in Olanda. In questa Accademia insegniamo tutte le tecniche della pittura come tempera e caustica, pittura ad olio, guazzo, cera punica, affresco, secco e strappo. Tecniche dell'epoca dell'antico fino al barocco. L'obiettivo è integrare ed applicare queste tecniche nella pittura d'oggi. Gli studenti sono tutti artisti contemporanei che vogliono migliorare il loro stile di pittura. In 10 anni abbiamo realizzato con decine di studenti tanti grandi progetti d'affresco in Olanda. C'era una grande ricerca con i materiali e la materia che è mai finito. Speriamo di continuare questa ricerca in un ambito internazionale. Vogliamo rivelare un più grande pubblico con i misteri dell'affresco. Buongiorno dal Giappone. Mi chiamo Yukiko Iwata. Per un affresco usiamo le cose semplici, ma ogni volta che lo faccio scopro il mondo dell'affresco è più profondo ancora e mi viene una voglia di saperlo ancora di più. Il mondo dell'affresco è così affascinante. Benvenuti al mondo bellissimo